Ciao! Piccola guida per seguire tutte le avventure di Alexeia. Alexeia è un mondo enorme, lo so, ma è anche questa la bellezza. Ma non vi preoccupate, avete tutto quello che vi serve per seguire questa serie e tutte le altre avventure di Alexeia. State per vedere il nuovo episodio di Alexeia 3300 anime nell'universo di E-tron. E sul vostro telefono potrete tenere aperto il profilo Instagram di Alexeia. Vi chiedo di supportarci e di donare se amate questo progetto, per fare in modo che la prossima serie, che la prossima avventura venga alla luce. Rendiamo grande Alexeia, facciamola vivere. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Iscrivetevi al canale qui su YouTube, attivate la campanellina, lasciate un like, il like è molto importante, vi prego, mettete like e commentate quanto state in fissa. Grazie mille. Nessun riassunto questa volta, voglio prendermi un minuto solo per ringraziarvi. Quello che avete seguito con il cuore e con la passione è un viaggio incredibile, un viaggio epico in un mondo sconfinato che vorrò raccontarvi in ogni suo angolo. Stasera assisterete all'ultimo atto, quello conclusivo di questa storia, e spero davvero che l'avventura non finisca mai. Ho capito una cosa, creare un piccolo mondo fantasy non è sicuramente una cosa facile, perché è come creare un incantesimo in un mondo in cui nessuno ancora crede alla magia. Devi inventarti gli ingredienti, comprenderli, capire come farlo funzionare. E poi, cosa più importante, devi convincere tutte le persone che non stai compiendo un prestigio, ma una meraviglia vera e propria. E per questo voi siete le persone migliori che potessero capitare in mezzo a questo incantesimo. Voi ci credete, ci avete creduto fin dall'inizio, e so che continuerete a farlo. E per questo io vi ringrazio. Buona visione. Benvenute a tutte le persone. State assistendo all'ultimo episodio di Alexeia 3300. Chi può dirlo? Ah, chi può dirlo? Ma io dei dubbi ce l'ho. Tu dei dubbi ce l'hai sul fatto di svanire. Allora, siamo andati sempre dritti nella storia. Vi chiedo un minuto. Come avete preso fino adesso, non da personaggi ma da giocatori, quello che stiamo vivendo? Come state? Come siete pronti? Siete pronti? Non siete pronti? Cosa pensate? Io sono provata, ma sono pronta come non sono mai stata pronta. Io sono pronto al sacrificio estremo. Io sono pronto ad andare incontro alla morte con serenità. Beh. Cioè ci sto talmente dentro ormai... Io ho una frustrazione. Tu dall'inizio, comunque. Dal primo episodio, cioè, non è mai cambiata questa roba, devo dire che... No, sono a pezzi. A pezzi? Secondo ma me... proprio a livello, non nel gioco, umano, come persona. Sai che secondo me tu alla fine avrai in realtà un'epifania. Tu c'è qualcosa, questa frustrazione... Verrà fuori in qualche modo. Posso? Tu alla fine tu... all'eroina. Io voglio farvi fare capirai qualcosa. A tutti. Un po'. Fog. Sì, un po' di fumo. È l'ultima puntata. Fog. Cioè tu avrai una rivelazione, capisci? Poco. Un po' di fumo, un po' di fumo per tutti. Devi spingere verso di fumo. Prego, Arboga. Che il fumo avvolga questa avventura, ma non le anime. Non le anime di Alexeia 3300. Che non offuschi le anime. Siamo pronti? No dai, che sennò ci soffochiamo di nuovo. No, adesso va. Perché c'è un problema. Ok? No. Siamo pronti? Signore e signori, in game.
Adam ha appena assorbito la testa di sua madre. La testa di sua madre l'ha strappata violentemente, ma nel modo più lento e orribile che voi possiate immaginare. Dal corpo della madre, il corpo ovviamente cade a terra. La povera Chiara ha finalmente concluso il suo percorso. Forse non era questo che si aspettava, forse non era questo che una madre voleva effettivamente che succedesse, ma così è andata. Allora, siete coscienti che in realtà Adam un po' si stava prendendo gioco di voi, questo ve lo devo dire, però in realtà vi stava ascoltando, c'era qualcosa dentro di lui ascoltava? No, se tu adesso mi ci devi far pensare, Croce Rossina non c'era scritto in fronte nessuno di noi quattro, non è ci che farai si, c'era una piccola colpa. Parte di Adam... Secondo me lui uccide sua madre perché in realtà perché gli piace. No, perché la mamma l'ha sto dicendo che vi stava che vi stava in parte ascoltando, non che fosse buono. A posto così. La vostra mi serve sentirla questa. No, nel senso noi possiamo possiamo sempre alzarci e andare. No, ma Adam non è solo quello che ha strappato la testa dalla madre. E perché vi dico questo? Perché non è così semplice riconoscere ciò che è bene e ciò che è male su Alessia. Io adesso mi infilo questo pennarello nel retto e come quelli lì che vanno in contatto con gli spiriti, avete presente? Scrivi col a muovermi su questa sedia, uscirà un disegno che io interpreterò e a seconda di quello che io leggerò, ok, grazie all'ano lettura, ok, io sceglierò che cosa fare. Scusate, mi metto al lavoro. Signore e signori, inizia il combattimento. Qui finisce il vostro indugiare, inizia il vostro combattere. No. Iniziativa. Il vulcano erutta. Comincia a eruttare. Che bello. Luthien, sei la prima ad agire. Io faccio questo. Cosa fai? Mi inginocchio. Un ginocchio su, uno giù. Metto le mani sul suolo per entrare in contatto con tutto ciò che mi circonda. Mi concentro come mai ho fatto prima. La fa. E grido. Grido? Idron! Se quello che mi hai detto era vero, compari e uccidi questo infedele. E tocco e indico Adam. Ah, ma gli estremi, estremi di medio. Non ce l'avremmo mai fatta da morto, ve lo dico. Ah, quindi è fatta, fine. Grazie ragazzi. Un applauso a Luthien che ha fatto. Grazie mille, sono un piacere. La prossima stagione di Gli è piaciuta. È piaciuta. Arrivederci. È sempre più difficile. Allora. Sopravvivere. Allora, sì. Senti, effettivamente, un'energia totalmente fuori di te e fuori dalla tua portata entrare nel tuo corpo, nella tua anima, nei tuoi ricordi. Senti che stai lasciando entrare qualcosa dentro di te. Ti senti estremamente potente. Ti dico, puoi fare un'azione, quindi lanciare un incantesimo, alla fine del turno di ogni tuo compagno. Hai tre azioni leggendarie. Per il momento sai questo, per il momento non sai nient'altro. Luthien non riesce a muoverti per il momento. Sei concentrata ad acquisire potenza dalla terra. Adam. Eh già. Tocca proprio ad Adam. Adam vi osserva, fluttuando, arriva a terra e tocca terra. Appena tocca terra, vedete che dietro di lui una scia di energia arriva al vulcano. Vulcano ha iniziativa 20. Arbogast e Bretil, tiro sulla costituzione. Quanto ha fatto? 22. 16. Arrivano dei lapilli di energia blu, vengono lanciati dal vulcano, cadono intorno a voi, voi vi proteggete, ma vi fanno 4 danni a testa, ok? E Adam non fa nient'altro, vi guarda e vi dice:
Venite da me. Ho visto troppo per continuare a sperare nel fatto che Adam possa essere... non essere il male, anche perché io sono di Alexeia. E quindi sento proprio che Alexeia è in pericolo in questo momento. E quindi mi scaglio contro Adam urlando. E vai in mischia. E vado in mischia. È il momento. Per forza. Che altro aspetto? Se non ora, quando? Quanto hai viaggiato per questo momento? Io ho tutta la vita che aspetto questo momento. Cioè, io devo difendere la mia terra. Come l'attacchi? Col cazzo, zio, con le orecchie. Ma che devi... dobbiamo pensarci. Veramente chiederci che cosa devi fare a questo coglione. Hai fatto una dichiarazione a inizio sessione. Io sguaino la spada, la lama dell'origine e anche l'altra, e faccio i miei tre attacchi con lama dell'origine e l'altra spada, di nuovo lama dell'origine. Seconda lama. 20. Forza. Carisma. Non basta? Forza avere un po' di... Forza è 12. Di fumo? Vai. Forza 12. No, aspetta. Forza 12, carisma 21. Senti che l'arma risponde alle tue azioni, ma non riesci a muoverla verso Adam. Ha veramente molta più forza di te questa volta rispetto a quando hai colpito il Beholder. E allora provo con l'altra intanto. Vai. Lo prendo? Sì. 8 più 5, 13. Io tanto. E riprovo con il terzo attacco, lo rifaccio con... Vai. La lama dell'origine. 15. Non l'hai preso. Però mi fai comunque forza e carisma. Stavolta 7. La muovi, ma quando la muovi hai comunque molta fatica, ma vedi che la spada sguscia e non riesce a comandare il colpo. Dopo che Arbogast attacca, Adam lo guarda e lo attacca in mischia. Ti prendo con 16? No. Casto invisibilità su me e Brethil. Di 100. 15. 70? Raga, questa cosa è assurda. È assurda. Ogni creatura entro esattamente 9 metri dallo stregone diventa invisibile. Per il minuto successivo tiro fuori una pietra della memoria e tu sai dove vado. Vedete che improvvisamente anzi, scompare. In realtà vedete delle vibrazioni, per un attimo lui diventa visibile di nuovo e poi scompare. Adam si teletrasporta davanti a dove si ricorda di aver visto Brethil e Lúthien. Ciao. In mischia proprio. Tu fai un'azione leggendaria? Certo. Porta dimensionale, porto con me Brethil. Dove? Ok, dove? Fuori dal cazzo. Vabbè. Scusa, ragazzi, me la sto vivendo con un patema. Lúthien, ti sposti e siete ancora invisibili di 100. 28 non è mai uscito. No. No, questa cosa è orribile. No, non lo è. Non lo è. Non so come sia possibile. No. No, per il minuto successivo, tutti gli incantesimi dello stregone con un tempo di lancio un'azione hanno un tempo di lancio un'azione bonus. No, vabbè, non ci credo. Quindi io no, non azione. Ci credo. Più azione bonus. Azione bonus e azione leggendaria. No, vabbè, questa è una... Lúthien forse ci salva il culo. Oppure no. Con invisibilità superiore che mi ha castato Camilla, io posso attaccare rimanendo invisibile? Sì. Zephyr Strike. No. 17 più 12. Preso, beh. 5 più 12. 17. Sì, 16 più 12. Preso tutti e tre. Perfetto. 17 più 6. 23. 10. 3, 10, 10, 15, 15 16, 16 più 8, 24, 20. Più 6, 30. E Adam deve superare un tiro salvezza su forza. Superato. Certo. Tu quale c'è? Ah, aspetta, ero invisibile, però Adam potrebbe aver visto da dove partivano le frecce. Termino il mio movimento. Si teletrasporta. Casto
palla di fuoco col bastone. Vai. 20 37. Perfetto, di mezza con te, quindi 36 18. 18. A questo punto 17. Lo ritiro con l'azione bonus. Utilizzando però il tuo potere, non quello del bastone. Esatto. Dimmi quant'è? La metà? 16. Allora, di 100. 16. Comunque si sente la tensione. Porco due. Per il minuto successivo, lo stregone recupera 5 punti ferita all'inizio di ogni turno. Mi sembra buono. Suo. Mi sembra ottimo. Rimani lì. Un ottimo lancio. E mi sposto, scusami. In qua, penso di poterci arrivare. Nessuno è visibile. Nessuno no. Ancora. È tipo una partita a scacchi è diventata. Adam, non vedendovi più, si fa esplodere e fa la catastrofe emotiva. Siete invisibili. Catastrofe si chiama proprio. Catastrofe. Devi fare un tiro sul carisma. 17 più 4, 21. Ottimo. No, ma aspetta. Cioè, comunque non è ok, eh. Lo so che non è finita qua. No, beh, sì, però. 26 danni. Adam si fa esplodere. Vedete che si disintegra, ma immediatamente l'energia lo ricrea. E l'ha fatto perché non vi stava più vedendo. Della lotta finale. Mi rimane solo un ricordo, il ciondolo di Pelor che oscura il sole come un'eclissi e dondola, è lo stesso ciondolo che adesso io tengo in mano. Nel mio cuore pronuncio queste parole: mi dispiace, ma spesso non ci può essere vita senza morte. E lancio fiamma sacra contro Chiara, quegli altri due e il bambino Adam, cercando di distruggere questo scempio alla radice. Hans non ha imparato la lezione. No. Oppure sì. L'hai imparata bene, io non l'ho imparata. Non l'hai imparata. Io non l'ho imparata. Si ritrova nella stanza della lotta finale, al centro del mondo. Nel dubbio, tutti stregati. Nel dubbio, una lingua di fuoco sacro che scende su di loro e si abbatte su tutti. Non ho imparato la lezione? Evidentemente così. Sbaglierò. Chapeau. Li ho beccati tutti quanti insieme. Chapeau. Sbaglierò. Ah, 8 di 6. Un neonato almeno lo ammazzo. Questa cosa non me l'aspettavo. No, Però faticoso. Allora, 28 tra danni di fuoco e danni radianti divini di Pelor. Non so in che altro di Pelor. Okay. Pelor. Quello che non hai pensato. No. Niente, un cazzo. Guarda, il mio pensare è finito. Hai iniziato il tuo non pensare. Tra le cose che non hai pensato, nella moltitudine di cose che non ha pensato Hans, non hai pensato che tu in questo momento lanci la tua energia, anche se dall'alto, collegandola all'origine di Itron. Sei dov'è l'energia di Itron nella scena che avete visto. Vi avevo raccontato la volta scorsa che intorno a voi c'era un'energia blu, un'energia come se fosse sul fondale di qualcosa, voi vedevate da sotto, no? Il passaggio. L'energia di Pelor che tu lanci su tutta la scena si unisce a quella di Itron e effettivamente hai disintegrato ogni creatura, anche Adam. Ti ritrovi da solo in questa stanza, dietro di te non c'è più la porta. Cosa fai? Io, a questo punto, prendo l'altro cristallo della memoria.
e penso di tornare da loro. Quando torni dai tuoi... Anzi, no, scusa. Non penso di tornare alla stanza del vulcano. Penso di tornare nella stanza dove io posso sacrificare eventualmente altri ricordi. Sono ancora da te. Sei da solo in questa stanza. Non ci sono nemmeno più i libri. Cosa fai? Ho sacrificato tutto quanto? Non hai più sfere di memoria. Ma sono nella stanza nel lab? Sì. Perfetto. E lì sto. E provo a sacrificare un altro ricordo per Alessia. Lo fai anche un long rest? Sì. Cosa vuoi sacrificare? Io. Hans De Vier. Giusto, questo ci sta. Nato a... Nato. C'ho dei nervi che mi stanno distruggendo, non pensavo. In un mondo che non è quello che io credo essere la mia casa. Allevato da persone che non ricordo più. Tutto vero. Sacrifico. Una cosa che io avevo detto. Ah no. Sin dall'inizio. Esiste un bene superiore e un bene inferiore. E io, per il bene superiore, sacrifico la memoria di mio fratello. E ragazzi, era l'unica cosa che poteva fare. E mentre sacrifico la memoria di mio fratello, io sono in ginocchio a singhiozzare, a singhiozzare, stringendomi al cuore e al petto. L'unica cosa alla quale io posso aggrapparmi, che ormai è rimasta la mia fede, ma che cos'è la mia fede? Che cos'è la tua fede? Ma chi è Dio? Ma chi è Dio? Ma chi sono io? Ma chi sei tu? Ma io sacrifico Arborast. Hai tre sfere di memoria. E? Hai tre sfere di memoria. E? Per il momento hai tre sfere di memoria. Torno dai miei tre compagni nel vulcano. Ti descrivo quello che trovi. Dio mio. C'è Arbogast, visibile. C'è Bretil, visibile. Non c'è più Adam. E Arbogast e Bretil stanno combattendo contro Lutia. No, dai, raga. Ma noi lo sappiamo almeno il perché? Perché Lutia è Adam, ovviamente. Ragazzi, ce lo dobbiamo accollare, ha fatto un casino. Voi sapete che Lúthien ancora è dentro il corpo di questa Lúthien. Tu giochi contro di loro, li vuoi far fuori. Voi avete la possibilità di dialogare con quello che sapete essere l'animo di Lúthien. Domanda. Loro sanno che lei è il male? Io sono l'unico che si rende conto della cappellata o io sono dentro a questo mood? Io mi ricordo di aver fatto esplodere quelli lì e di ora beccarli. Tu sai. Ah, loro no. Esatto, questo sto dicendo. Esatto, ok. Voi, come siete arrivati con Adam, ma in realtà è Lúthien che da un certo punto in poi si è persa ed è stata presa totalmente dall'energia di Itron. Ah, quindi lei faceva parte del gruppo, esatto, si è persa. E adesso va ripresa in qualche modo. Iniziativa. E tu, Lúthien, hai le tre azioni leggendarie. Ma io dentro ho anche una parte. Una piccola parte. Ti faccio fare delle prove di volta in volta per o controllare o abbandonarti a... Ho la roba peggiore che potessi fare. 8, Gu. 11. Meglio te che quel coglione di Adam. Perfetto, 4. Hai resistenza magica, senti di poter resistere a dei a tutti i danni magici, e cioè di mezzi. Aspetta un attimo. Non so che fare. Vulcano lancia dei lapilli di energia blu che Lúthien osserva come se fossero qualcosa che sta lanciando lei, e arrivano oltre voi tre e non vi beccano di poco. Io proprio faccio così. Brady, per noi è tutto normale, nel senso siamo lì da un po'. Ok. Io casto... Chiaramente un neutrale. Paura su Lúthien. Ok. Deve superare l'unica cosa che può fare. Perfetto.
premiere esclusive. Ok, fumo. Proiezione privata in sala cinema con i protagonisti. Carte fisiche della mitologia dei quattro eroi dell'avventura. Più altre carte fisiche della mitologia da sbustare con Camilla, con Guglielmo, con Adriano, con Martina. Quattro città: Roma, Milano, Torino e Napoli. Posti limitati, quattro proiezioni private in una sala cinematografica per vedere insieme in anteprima assoluta i primi due episodi della serie che gireremo. Con 100 euro tutto il pacchetto di questa ricompensa sarà per due persone. Due posti a una di queste premiere, non uno, due posti. Io vi dico questo, se voi acquisterete le premiere non ci sarà davvero nessun tipo di problema. Quindi come potete non comprare a questo punto un biglietto per la premiere? 100 euro per due persone, non potete non esserci. Avrete le vostre carte in mano, con la possibilità di farle autografare dai protagonisti. E potrete sbustare durante le premiere anche le altre carte della mitologia di Alexia. Ciao, con questo cappuccio che mi fa così fantasy, mi raccomando sbrigatevi. Perché? Perché manca poco. Abbiamo capito che queste ultime puntate abbiamo deciso di farle così, con questo gesto. E fate regalo a me perché faccio il mio primo autografo. E via Pellor, ma che ansia. Taglie. Ciao a tutto il popolo di Alexia, da Bretil. Ciao a tutti, ciao a tutte. Un bacio dalla vostra Luthien. Grazie mille. Agisci dalla scheda. È un incubo. Però su carisma? Infatti. Scusami, vai. Ti prego, vai. Bene. Li attacchi. Io casso comprensione di linguaggio. Che cazzo di tensione. Ok. Io casso tempesta di ghiaccio su di loro. No, 18. Io uso il punto ispirazione. 13 più 8, 21. E tu e Hans non lo di mezza. Quanti danni fai? Vai. 2 di 8 danni contundenti e 4 di 6 danni da freddo. 4, 5, 23. Quindi tu ti prendi 23 danni 11. E voi 11, 11. Io a questo punto, raga, è troppo difficile giocare così, perché non... cioè... Tu devi, come se pensi nell'arena. Lo so, ma raga, nell'arena. Sta nell'arena con tre... Vai dritta. Lo so, ma non voglio, cioè, non ce la faccio. E invece questo turno purtroppo l'hai fatto. Il prossimo turno potresti farcela. Quindi adesso devo comunque agire... contro di loro. Oh. Lontano. Vado qua. Cioè, uso tutto il dash, tutto lo scatto. E gli il charger. E gli faccio il charger. Quindi gli arrivo addosso. E però io facendo questa cosa posso scegliere o di dare un colpo in attacco in mischia o di spingerla. Ok. Gli do un colpo di attacco in mischia con la spada normale. Ma nessuno mi parla. Per adesso io non ho niente da dire. Nel senso, ci siamo arrivati. Cioè, siamo là. Quindi colpisco. 21. Vai. 6. 6 danni. A chi sta? Sta a te se vuoi fare una reazione leggendaria. 18. Gli occhi di Luthien, che sono di un blu acceso, svelano il suo vero colore degli occhi. Per un attimo sei cosciente. Cosa fai? Amici, io sono ancora qui. Aiutatemi. E torna blu. E brividi. Mamma mia. Brividi. Io ho avuto un brivido. Voglio morire. A chi sta? A me tocca. In questo momento io ho fatto la cosa più giusta. Perché sopra Adam c'è Luthien. E Luthien ha sempre avuto la forza per contrastare Itron. E mentre io corro, metto la mano dentro la mia sacca e le lancio addosso 100.000 monete d'oro dicendo: te lo ricordi il rispetto che ti devo? Anche un po' ridendo. Le lacrime mi scorrono negli occhi, ma cerco di farle ricordare i momenti nei quali c'era quel conflitto e quel senso di famiglia, perché io ho perso un fratello, ma ho guadagnato una famiglia in questo momento. Prova sul carisma. No, di fammi la prova sul carisma. Sicuro che appena... Due. Punto ispirazione. Ce n'hai due. Quindi finiti? Arca puttana. Vantaggio. A caso, talmente qua. Hai fatto. Bestemmia. Ho perso. La bestemmia. Hai fatto 4. 1, 2, 1 e 4, ragazzi. Io vorrei ringraziare Einstein, le leggi della fisica, la matematica e la probabilità. E niente. Però questo non... Okay. Non voglio dire. No. Comunque quello che ha detto. E ho dato anche, secondo me,
un input per quanto io riguarda. Cioè per me allora detto, ok successe delle cose. Quando Hans si avvicina e le raccolgo a te. Quando si avvicina a Luthien, Luthien, tu sei inizialmente infastidito da queste monete che vengono gettate sul tuo corpo, ma poi la tua, il tuo viso, guardando giù, vibra, ed è, cioè, come un doppio viso, e guardi effettivamente Hans, pieghi la testa, e di nuovo poi a forza il viso torna a guardare le monete. Azione leggendaria. Di 20. Vai, vai ragazzi, viaggiamo. 3. Fai un'azione leggendaria di attacco. Ne hai due in mischia, in pratica. Casto invisibilità su me stessa. Di 100. Ha appena fatto una mossa che ci incula. Sì. 54? Sempre quella. Posso bere ancora di più. Ancora, ancora di più. Non ci posso vedere. Cioè, se volete vi dico per quanto. Sono 100 però. I numeri, non è possibile. Forse sono tre volte. Forse non serve. Io per tutta la vita. Tutta la vita esatto. Penso che sia, esatto, ormai una tua okay. Caratteristica. Arbogast e Hans, destrezza, save throw. 14. 21. Ok, tu ti prendi 12 danni e tu te ne prendi 6. Niente. Vabbè. Veramente. Aspetta, datemi tempo, perché adesso... Vai, 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 Hans. Tranquilla. Vabbè, palla di fuoco col bastone. Sì, su destrezza. Su destrezza, diversa, vai. 8, 10, 15, 21, 20, 12, 20. Ok, 19, scusa. Scusa, 21 danni a te e 10 e 11 a te. Nessuno 10. Parla con Luthien, però. 11. Il problema adesso è dove lo mettiamo, Luthien. Posso parlare, nessuno parla più turno, con lui. Ho cercato di evocare una cosa al turno. Tipo un film. Tutto bene, tutto non so come dire. È un momento tosto, lo so. Non, guarda, siamo proprio nel tempo che non esiste. Ti voglio dare tutto il tempo possibile. Voglio togliere a Luthien il bastone magico. Un altro? 23. 17. Un altro? 14. No. 11. Prendi 12 danni, rilancia il D20. 12 danni. 5 danni, rilancia l'ultima volta al D20, perché adesso devi fare qualcosa. Quanto ha fatto? 5. Prendi altri 11 danni e senti che il cristallo, che ormai sai che vibra e dovrebbe spostarsi, non lo fa, non riesci a concentrarti su quell'oggetto. Basta. Azione leggendaria D20. No, zia, questo non dovevi... Attacca. Purtroppo questo la fai... Questo non dovevi... La fai proprio. Parlo. La fai proprio. Porca puttana. Mi sposto. Ok. Tiro un fiotto acido su Bretil. Deve fare un tiro su destrezza. Vai. Io ho lo stomaco... 20. 28. Bretil riesce a non farsi prendere dal fiotto acido. Quindi ho assistito a quella cosa degli occhi, ho assistito alla scena di lui che gli ha tirato le monete. Certo. Quindi sono sinceramente confuso, perché per me era tutto ok quello, certo, che stava succedendo in questo momento. Quindi cioè, quello che percepisco è come se Hans sta mettendo in dubbio quello che noi stiamo facendo. Quindi... Visto che lei è scomparsa, che cosa sta succedendo? Hans? Dobbiamo farla tornare in sé. Ce l'ha appena detto, è ancora lì. Rievochiamo dei ricordi, cerchiamo di aiutarla. Leggendaria. Ma io non ci credo. Io non ci credo. Non so che dirti. Vai, attacca. Tiro un altro fiotto acido su Bretil. Destrezza? 18. Perfetto. Più 8. Ok, vai Hans. Vai Hans. Vai Hans! Chiudiamo Hans, questa storia. Io lancio un attimo
un cura ferite di massa, perché stiamo tutti una merda. Qualora così un attimo ce lo fossimo dimenticati a casa. No, ti dammi serve? Un 8? Tu no, squallida. Tu stai vivendo malissimo. Io sto vivendo male e tra l'altro sto facendo il meglio che posso. Non sto giocando benissimo, me ne rendo conto. Per il momento stai giocando perché in realtà comunque stai combattendo contro te stessa, quindi non lanceresti sempre solo delle palle di fuoco, anche se perdi dei dadi. In realtà stai giocando bene perché stai attaccando, ma dentro di te c'è una lotta. Luthien, sono Hans, ti prego, noi non combatteremo contro di te. Se quello che cerchi è il conflitto, tu da noi non lo avrai. Tu sei caos, è vero. Ma non sei debole? Non sei stupida e non sei cattiva. Mi fai un tiro sul e nel frattempo stringo il medaglione di pelo. Sul carisma? Perché? Oh, zii, devi fare 18 e ti do una roba. 18, basta, sto diventando più, sono disperato. 2. No, vabbè, raga, però non è... Però... Io il cuore sono stato... Veramente, raga, ha sbattuto contro gli altri dadi. Io ogni volta sto tirando. Ha sbattuto contro gli altri dadi? Così. Ritiralo. No, ragazzi, sì, che... Sì, sì, sì. Secondo me questo è un 18. Ritiralo, sì, sì. 9? 9, 9? 9, 10, 11, 12. 9, 9? 9, 9, 10, 11, 12, 18. Oh. Come me? 18. 9, 9. 18 è a casa. 18. Riesci a mandare un messaggio con la mente ai tuoi compagni? Vi ricordate quando ci siamo presi per mano? E con l'altra mano sulla spalla di quello vicino mi concentro cercando di lasciare defluire queste energie, visto che Luthien è già tutt'uno con questa energia. È un momento magico. Siete tutti in contatto col cristallo. Cristo. Scompare intorno a voi la realtà. Siete nudi. Vi rendete conto che toccando tutti insieme il cristallo e avendo la passione di farlo, per un attimo vi sentite rinvigoriti. Mi avvicino ad Hans. Ok. Allungo una mano verso Hans, lo prendo per mano e allungo un'altra mano nel vuoto aspettando la mano di Luthien. Sì. E invito Hans a prendere la mano del suo amico Arbogast. Io non sto capendo niente, faccio quello che... Sei come un fratello. Sei come un fratello. C'hai il vantaggio da ancora. Anche se non siamo... Tiro con vantaggio Hans, grosso come il cazzo di Hans. Vabbè, siamo per le mani. 20. Luthien, sei invisibile, ma Brethil senti che la mano tocca qualcosa di invisibile. Arbogast, c'è qualcosa che ti sfiora, cosa fai? La cerco con la mano. Siete tutti e quattro per mano, siete davanti alla prova più difficile che voi dobbiate fare. Io ho l'incantesimo che ho lanciato in passato, che ha collegato le nostre essenze di secondo livello. Se io lo lancio di quarto, posso provare a unire intanto le nostre quattro essenze. Si chiama Warding Bond, che vuol dire legame protettivo. Ok, siete per mano. Potete mettere le mani sul tavolo? Come? Non come dei rincoglioniti, esatto, questo potrebbe essere un rincoglionito. In questo momento siete collegati. Proprio dei cretini. Da un flusso di energia potete parlare liberamente. Siete in un cerchio di protezione emotiva. Cosa dite? Io vi percepisco, vi sento e la Luthien che c'è qui dentro è forte. Mi serve chiaramente il vostro aiuto, ma io ci sono. Luthien, ricordi cosa ti ho detto? Non so quanto tempo fa, perché ormai il tempo è solo un'idea. Io ti ho detto, Luthien, noi non ti lasceremo mai da sola. Hans, tu hai ancora le palle dei ricordi? Ne ho 3. Ricordati che esistono. Fanne buon uso. Io credo
di sapere dove dovremmo tutti quanti andare. Voi avete ancora la possibilità di muovervi? Avete una sfera voi? Sì, io e lei sì. E allora, no, tutti insieme, torniamo in quell'unico momento in cui Itrion calpestava questa terra. Abbiamo l'arma, abbiamo il paladino e andiamo ad aiutare Durandal. E uccidiamo Itrion, mettiamo a posto quello che in passato nessuno è riuscito a fare. Tiro fuori la mia sfera e la metto contro la mano di mio fratello, cioè di Arbogast. E io faccio e queste, cioè le nostre sfere sono interconnesse, esatto, all'interno di questi quadrati. E dico: torniamo alla battaglia? Torniamo a quella battaglia ancestrale che ha fatto partire tutto? Combattiamo insieme. Torniamo insieme. Là, Itrion non potrà avere forza su di te perché è esterno a te. Certo. E io finalmente tornerò con voi nel pieno delle mie facoltà. Arbogast? Ci sto. E ci teletrasportiamo. C'è un po' di gin tonic? No. No, 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 no. Bene. Claudio, non c'è più nulla. Nulla, è finito tutto. Io credo che finirà questa, cioè... Siete di nuovo nella stanza... Della battaglia. Della battaglia. Davanti a voi, di nuovo, i quattro pneuma della rabbia che vi puntano. Posso? Devi. E mentre ci teletrasportiamo, io rivedo mio fratello. Sì. Per un momento. Per un momento siete fratelli. Cioè, rivedi me. Però poi è bellissimo, ma poi di nuovo diventi. Questo però non toglie il calore. Il calore c'era. No. Il calore era. Guarda, era almeno così il calore. No, lo sentivi proprio dietro, era così. Come Laura insegna. Io innanzitutto, visto che. Stanno già passando. Presente come sì, più come TV. No, c'è sotto il banner. C'è lo striscio. Sì, sì. Io naturalmente non posso dirvi addio perché ci sono dei ringraziamenti che io sento di dover fare prima di salutarci. Ma aspetta, dai. Per un programma di questo tipo. Posso per favore finire? Bisogna sapere che come una punta dell'iceberg, ok? Quella. Voi vedete questo, ma sotto, che c'è, sotto? C'è un insieme di professionisti del settore del pulito che hanno messo insieme una campagna enorme. E questi professionisti siamo noi qua. Eccoci qua. Possiamo continuare. Ma quando godiamoci, rimanete ancora un po' insieme a noi, poi daremo le linee a Marzullo, ma Claudio. Grazie. Sì, eccomi qui, sono sul campo di battaglia. Allora, apparite di nuovo nel campo di battaglia. Dove siamo? Siete nel momento in cui Durandal... Perché io pensavo di andare da un'altra parte, ma te mi hai confuso. Dove siamo? Durandal e l'altro misterioso combattente, incantatore, stanno combattendo nel cielo. Ok. Iton. Ah, con la spada? Con la spada. Hanno, esatto, la spada. E voi io? Non avete più la spada. Ma Dio. Ma lui ce l'aveva. Non ci possono essere due spade. No. Signori? Non c'è nessuno. Aspetta. Sappiamo cosa succede. Aspetta. Davanti a voi. Noi siamo coscienti di averlo già visto tutto quanto. Sì, sì, sì. Okay. Davanti a voi ci sono i quattro pneuma della rabbia e imperversa la guerra che nel passato ha imprigionato per sempre al centro del bosco magico di Dote Itro. Fine stagione. Lo so che stanno scorrendo dei commenti, lo so che non ve conosco, lo so, pure se non sto lì, cioè non è in diretta questa roba, ma lo so. È finita, signore e signori, Alexeia 3300, anime nell'universo di Itron, arriva alla fine del suo ultimo
episodio. È finita la stagione e io non so che altro dire se non grazie. Grazie a tutte le persone che hanno seguito questo progetto. Sto in fissa, sto veramente in fissa, perché questo mondo si sta costruendo e si costruisce insieme a voi, grazie a voi. E per la collaborazione con NordVPN posso finalmente dirvi una roba fuori di testa, pazzesca. Al link sotto il video, nel commento pinnato, in chat, ovunque, c'è l'illustrazione completa. Quindi non più cerchi, non più pezzettini con easter egg, ma tutta l'illustrazione che racconta l'intera avventura. L'illustrazione completa realizzata da Paola, la pittrice di Alexeia, che è fenomenale, che è incredibile. Te voglio bene, Paola. E quindi vi chiedo di supportare ancora una volta questo progetto andando a visitare la pagina e cliccando poi al link che vi porta direttamente da NordVPN. Date un'occhiata ai vantaggi di NordVPN per navigare sicuro, veloce e ovunque, in tutti i mondi, di tutte le dimensioni, di tutti i piani, di tutte le cose. C'è un'offerta, ovviamente, tramite il nostro link, uno sconto esclusivo, un sacco di servizi inclusi e 4 mesi di abbonamento aggiuntivi inclusi a quel link. NordVPN è un mondo, proprio come l'illustrazione che ha realizzato Paola. C'è tutto il mondo di Alexeia 3300 lì dentro. E con questo progetto possiamo mostrarvelo adesso. Date un'occhiata, supportate il progetto, per noi è importantissimo. E così potremo andare avanti ancora con questa follia. Commentate sotto al video, mettete like, mettere like è importantissimo per noi. Condividete con chiunque Alexeia. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e dai dai dai. Grazie. Non andate via, non ci sono anticipazioni, ma c'è un altro pezzettino. I post-credits. Post-credits. Prego. No, vabbè, ma tu sei stronzo. Ma tu sei pazzo. Ma di che cosa stai parlando? Ma che cosa vuoi? È stato un piacere, è stato incredibile. Forse vorrete vederne altre, perché altrimenti siete pazzi. Altrimenti siete pazzi. No, ma io non voglio sapere come finita, finisce cioè, questa cosa. Possiamo andare avanti, allora, ragazzi. Siamo ancora registrando. Io sì, ma io mi tolgo la corona. Io, allora, off game, io ho il cazzo qua. Io ho fatto dei ringraziamenti prima. Invece denunciare. È tempo di denuncia. Invece una persona che non finisce qua il mio ringraziare, inizia qua il mio denunciare. È stato veramente bellissimo. Grazie di aver seguito queste puntate. Sto tremando. Più bello questo finale dell'altro finale. Beh, certo. Me. Grazie. Grazie, bello. Guardiamo tutti il totale. Vi voglio bene. Vi vogliamo bene. Alexeia 3300 non finisce qui. Ci vedremo presto. Grazie mille. Droppa i dati. Ciao a tutti. È stato incredibile. Voglio ringraziare Matteo, Alessandro, audio, aiuto regia e musiche. Poi Simone, Emanuele, la Crop, che hanno permesso di vedere in questo modo, di fotografare, di illuminare in questo modo incredibile questa campagna. Fumo, fumo, fumo. Poi, voglio ringraziare Pigi Azzurra, i miei due angeli di scrittura. Non abbiamo potuto fare nulla di quello che pensavamo che potessimo fare, ma non è colpa vostra, non c'entrate niente. Voi fate un lavoro meraviglioso. Grazie mille. Grazie. Grazie, grazie a Paolo per tutto il 3D. Paolo, grazie, incredibile. Di distruggerle. No, di nuovo? Più volte. Il 3D che avete visto e che avete apprezzato durante tutta la storia di Alexeia, grazie al Macchione, Casa Vacanze del Macchione, che è il luogo incredibile in cui ci troviamo. Trovate ovviamente link e contatti di tutto sotto a ogni puntata. Chi ti sei dimenticando? Simone. Aspetta, no, Simone l'ho detto. Sì, a me sembra che tu ti sei dimenticando. Siete molto calmi, siete molto calmi. Allora, ho detto tutte le persone che stanno dietro, l'ho dette tutte, no? No, ma non è, deve essere qualcuno di non troppo importante. State calmi, grazie ai quattro. Beh, ma i coglioni, giocatori, state calmi. No, nel senso. Grazie, perché questa avventura è un film che non mi aspettavo di godere così tanto, e questo effettivamente lo devo a tutte le persone che mi aiutano, ma lo devo a voi che siete i protagonisti e che avete permesso tutto questo. Un applauso da parte di tutti quanti, perché siete veramente meravigliosi. Ce lo prendiamo tutto. Io ringrazio tutte le persone che hanno seguito la vecchia campagna e le vecchie campagne su Twitch, perché in realtà avete permesso di avere molti vantaggi durante questa campagna. È stato meraviglioso. Io sono senza voce. Possiamo, vogliamo, però, potete dire che ti prepare. No, Camilla. E in ultimo, noi vogliamo ringraziare una persona. Io lo so che. Ma lo so! Una persona mediocre. Sì. La mente, le dita, il cuore. Di Alexeia 3300, Claudio Di Biagio. Grazie, è stato molto bello. Ciao, ci vediamo presto. Ciao, ciao. Ci vuole tanto. Ciao. Ci vuole tanto a mettersi attorno. Grazie a tutti. È finito.